Ciao a tutti, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e oggi vediamo un nuovo quadricottero. Si tratta del drone 1505 Tarantula. È praticamente il fratello piccolo o il figlio del JJRC Tarantula. Questo qui è più piccolino, mi è stato mandato da un nuovo shop che ha cominciato da poco a commerciare i suoi droni in Italia. Si tratta di Yo Shop. Vi lascio il link qui nella schedina in alto. Apriamo la scatola e vediamo che dronino è. Bene, questo è il contenuto della confezione di questo Tarantula 1505. Troviamo un libretto di istruzioni in bianco e nero, in inglese, tutto in inglese, niente cinese, con molte illustrazioni, però non è in italiano, quindi dovete arrangiarvi un po' a guardare le figure. Bene, sono riuscito finalmente a tirar fuori tutto quello che c'era nella scatola. Vediamo un po' nel dettaglio che c'è. Troviamo un sacchettino con due piedini, cacciavitino e due eliche di scorta, un caricabatterie USB con attacco micro LoSi, e questi sono gli accessori. È praticamente identico, anche i piedini sono precisi di quelli del Tarantula grande. Troviamo quattro paraeliche abbastanza flessibili e leggeri. Troviamo il radiocomando semplice, normale, di plastica, insomma un po' cheap, però va benissimo nel contesto, perché ricordo che questo quadricottero costa poco più di 20 euro, tipo 21-22 euro, una roba veramente irrisoria. E poi troviamo il quadricottero. Eliche sono abbastanza flessibili, vedete, nel contesto vanno bene perché significa che non si spaccano molto facilmente, cioè si piegano come quelle del JJRC H31, se non sbaglio, quello verde, che non si rompeva mai. Questo qui è una specie di quello. Le eliche si piegano ma non si spezzano. La plastica del quadricottero è anch'essa abbastanza flessibile, vedete che un po' gira, e questo fa sì che comunque in caso di caduta probabilmente questo non si sbriciola ma rimbalzi, perché comunque è bello morbidino. Sul fianco destro abbiamo interruttore on off. Nonostante il costo molto basso e anche le dimensioni piuttosto contenute, sono riusciti a inserirci l'interruttore e a me piace molto. Ogni braccio ha un led, quindi 4 led in totale, e c'è, vedete qui, c'è una porta di connessione per un eventuale cam, e di questo quadricottero infatti c'è la versione C1505C che è dotata di camera. Bene, montati i piedini. Non ho montato i paraeliche perché comunque, viste le dimensioni e visto comunque la flessibilità di eliche e telaio, mi sembra inutile montarci i paraeliche. In caso di urto questo qui non si rompe sicuramente, perché è molto molto leggero. Una cosa che vi voglio fare notare è relativo al vano batteria, che è tenuto chiuso purtroppo da una piccola vite e per forza va tolta per riuscire a tirar fuori la batteria. Insomma, non è un grosso problema, però ve lo dico. La batteria in dotazione è da una cella, quindi 3.7 volt, da 300 mAh. Dovrebbe garantire un'autonomia di circa 6 minuti di volo. Vediamo in velocità le funzioni del telecomando. Quindi abbiamo il tasto di accensione e spegnimento. Il telecomando che è alimentato da 4 batterie stilo AA da 1,5 V. Vi ricordo, prendetevi 4 ricaricabili di quelle che link in descrizione, le Amazon Basics, durano una vita e sono fantastiche. Stick del gas non è dotato di barometro, quindi vedete che lo stick non ha la molla di ritorno, quindi questo è il gas, l'acceleratore che lo fa alzare e abbassare. Lo yaw, rotazione nel suo asse, così. Movimento avanti, indietro, sinistra e destra, avanti, indietro, sinistra e destra, laterale. Qui abbiamo i trim dello spostamento laterale e verticale e il trim dello yaw. Questo trim servirebbe per la versione con la camera per abilitare foto e video. Sulle spalle sopra abbiamo 2+2 pulsanti. Spalla sinistra abbiamo il primo tasto, è quello relativo alle velocità. Questo drone ha 3 velocità ed è anche abbastanza reattivo, è molto simile, diciamo, mi ricorda parecchio il JJRC H31. Bello rapido, agile, veloce, si vola molto molto con piacere. Quindi tasto delle velocità, di default velocità 1, un clic si passa a velocità 2, sentite 2 beep, un altro clic fa 3 beep e siete alla velocità 3. Le velocità cambiano gli angoli di inclinazione, il giroscopio ti permette di inclinarti di più e quindi più inclinato significa più veloce.
Secondo tasto sulla spalla sinistra spegne e accende i LED, se siete di giorno spegneteli pure che così risparmiate corrente e urlate un po' di più. I tasti sulla spalla destra invece sono: il primo è per LEDless e per il Return to Home. Una pressione veloce abilita LEDless e una pressione lunga abilita il Return to Home. In pratica il drone dovrebbe cercare di avvicinarsi a noi. Tasto destro sulla spalla destra invece è relativo ai flip. Premete il tasto e muovete lo stick destro in una direzione e lui farà il 360 gradi. A questo punto direi che non mi resta altro da fare che caricare la batteria e poi uscire a volare con questo Tarantula 1505 fornito da Yoshop. È la prova di volo del mini quadricottero Tarantula 1505. La batteria è già inserita, se vedete che c'è un elastico è perché questo quadricottero ce la fa benissimo ad alzare anche le batterie da 600 mAh e quindi le tengo fuori e le attacco con un elastico. In questo caso ho montato comunque quella originale. Accendiamo il quadricottero, accendiamo il radiocomando, facciamo il bind e siamo pronti a decollare. Velocità 1, questa è la velocità 1 e vi faccio vedere qual è lo yaw, che è alquanto lento, vedete? Trimo un pellettino. In velocità 1 il quad è abbastanza lento lentino, anche se comunque è veramente molto maneggevole. Come vi ho detto nella recensione a banco, somiglia molto al JJRC H31 come tipologia di guida, anche se forse questo in velocità lenta, vedete, è veramente abbastanza lento. Quindi direi che è il caso di passare alla velocità 2 e spengo anche i LED, così risparmio corrente, e in velocità 2 diventa abbastanza più veloce ed aggressivo. Sono contro il sole, non ci vedo una beata. Divertente, agile, scattante, stabile, non ha veramente nessun problema questo piccolo quadricottero. Anzi, vi dico che non è il primo volo che ci faccio, ma ne ho già fatti alcuni. Ho fatto anche delle cadute non da poco, perché ero bello in alto e ho finito la batteria e non si è fatto assolutamente niente. È veramente molto molto resistente. Vi faccio vedere lo yaw in velocità 3, che è una cosa pazzesca. Sentite i 3 beep, guardate lo yaw, vedete come gira. In velocità 3 lo yaw è una roba quasi inguidabile, mentre le inclinazioni così non cambiano di molto, lo yaw senti cosa combina, se dai un colpetto e si gira completamente. È meglio tornare in velocità 2, è molto molto meglio. Però vedete che è veramente stabile, cioè vola molto bene questo affaretto qua. Che ricordo lo trovate su Yoshop, questo nuovo negozio, che in realtà ho dato un'occhiata e a prezzi molto concorrenziali. Scusate, sto trimmando un pochino perché era un po' trimmato dai voli precedenti. Direi che possiamo atterrare e provare a vedere l'Headless e l'RTH come vanno. Ok, sono a terra, facciamo una partenza proprio da fermo, spengo drone, riaccendo, spengo, riaccendo, bindo, attivo l'headless, adesso sono in headless, vedete che i LED lampeggiano, metto la velocità 2 e se spingo in avanti, lui se ne va in avanti anche se continua a ruotare su se stesso, vedete? Headless. Assolutamente headless, assolutamente funzionante. Usciamo dall'headless, no, ho sbagliato il pulsante,
Ok. Facciamo una prova di RTH, adesso mi allontano un po'. Ok, va bene là. Premo, tengo premuto questo per l'RTH e vedete che lui torna abbastanza indietro verso di me, anche se si sposta un po' lateralmente, ma probabilmente è il vento, quindi anche l'RTH fondamentalmente funziona. Possiamo provare a fare una prova di altezza, che avevo provato già nei voli precedenti e va veramente molto in alto, più in alto di certi altri quadricotteri che costano di più. Sto salendo, vedete nello sfondo dietro di me c'è un aeroplano, ma è ben più in alto e non gli faccio di sicuro paura. Sto salendo ancora e non ho ancora aperto il segnale, vedete sono a tutto gas, sono in alto, sarò sicuramente a 50 metri e oltre, però lo tiro giù perché lo faccio cascare in caduta libera e vediamo come si comporta cascando. Plana, comincia a girare, do un colpetto di gas e decelera. È molto gestibile anche se cade in caduta libera, essendo molto leggero, quasi plana. Avevo riacceso i LED per errore. Ah sì, i flip numero uno per fare i flip, questo affare qua. Attenzione, me lo avvicino. Flip in avanti. Op. In pratica lui quando sta per fare il flip, op, gli dà un colpetto di gas prima, quindi non perde assolutamente quota quando fa capriole o flip. Laterale, sinistra. I LED sono ancora belli pieni, vuol dire che la batteria non sono ancora scarico, nonostante, adesso non lo so il tempo di volo, dichiarato di circa 6 minuti. Ciao! Flip ancora, flip in avanti, mi tuffo ancora. All'indietro. Vabbè. Fantastico. Io mi sento di promuoverlo questo coso qua. Lo chiamo coso perché è piccolino e mi fa quasi tenerezza. Però veramente per 23 euro, spedizione gratuita da Yoshop. Se volete imparare a volare è un buon quad. Cioè, chiaramente non lo consiglio a chi è già espertissimo. Però vedete, il range è buono. Lui si comporta bene. È compatibile con le batterie da 600 e quindi volate veramente quasi 10 minuti con una batteria da 600. Insomma, andate a vedervi questo Yoshop, ci sono i link in descrizione, così mi direte cosa ve ne sembra di questo nuovo e-commerce. Vediamo se riesco a fare i funnel alla velocità 3, ma forse è talmente veloce che non si riesce neanche. Allo yo così rapido. Non si piega. No, la velocità 3 è veramente eccessiva. I LED non lampeggiano, la batteria vuol dire che ce n'è ancora. E non mi sono risparmiato in questo volo comunque. Ah,
credo che ormai dovremmo esserci con la batteria, ci picchia, non so quanto dura, non avevo mai misurato, ma adesso è veramente un pezzettino che stiamo volando. Eccoli che lampeggiano, vediamo quant'è il tempo residuo quando la batteria comincia a segnare. Vediamo se mi fa ancora un flip. No, non flippa più quando la batteria scarica. E questa era la fine della batteria. Mi sovraimpressiona e vi metto la durata di volo. Questa era la prova di questo Tarantula 1505 mini quad. Lo trovate su YoShop, link in descrizione. Se avete domande o curiosità scrivetemi nei commenti. Ciao a tutti e al prossimo video. Ah, iscrivetevi ai canali social, Instagram, Telegram, tutto quello che trovate tutti in descrizione. Ciao a tutti e a presto.